Buon pomeriggio, bentrovati a tutti gli amici del Corriere Romagna. Siamo qui al Galliano Park di Forlì, la pista per minimoto e pitbike, insieme a Niccolò Antonelli che si sta allenando. Ciao Niccolò, si prepara per un 2023 nel campionato europeo di Moto2, una competizione che sta crescendo molto e in cui hai degli obiettivi abbastanza ambiziosi. Parlaci un po' di questo nuovo progetto. Beh, c'è da dire che sì, come hai detto te, il livello dell'Europeo Moto2 è molto alto, nell'ultimo periodo si è alzato molto, e quindi comunque sono molto contento, sarà tosta, quindi bisogna rimanere concentrati. Io ovviamente cercherò di fare il mio meglio, l'obiettivo è di fare ovviamente bene. Team, e quindi niente, adesso piano piano si riparte, c'è ancora un po' di tempo, però siamo contenti. Dicevi il team di Massimiliano Morlacchi, che gestisce anche per Aprilia il trofeo monomarca 660 che si svolge in contemporanea col CIV, quindi una bella struttura, una struttura che ha anche ambizioni, vuole primeggiare. Sì, quello sicuramente, infatti ci siamo anche trovati, dai, loro vogliono far bene, voglio far bene, quindi niente, adesso aspettiamo di partire, io nel frattempo mi sto allenando e niente, dai, questo. Sì, vediamo che in pista c'è anche Roberto Tamburini, che l'anno scorso ha fatto il mondiale Superbike. Tanti piloti professionisti scelgono questa pistina per venirsi ad allenare. È così bello, è così probante, diciamo, usare una minimoto, una pitbike? Ho visto che loro usano anche delle 300 in questo tipo di pista. Sì, perché comunque diciamo che non sempre si può andare nelle piste grandi come Mugello, Misano, e quindi è importante anche venire in queste piste qui per comunque tenersi in forma e essere preparati, perché comunque queste piste sono più agibili, e comunque sono molto allenanti, un po' di tecnica, stare in moto fa sempre bene, quindi ci viene spesso. Dopo lo scorso anno in Moto2, una stagione che ti ha deluso, cosa hai capito di questo mezzo? della Moto2, dici? Sì. Diciamo che c'è ancora tanto da capire, ovviamente, perché questa è la verità. L'anno scorso non è andata come speravo, sono successe tantissime cose e niente, adesso bisogna un attimo resettare, ho l'opportunità di risalire su quella moto lì e provare a fare meglio. Niccolò Antonelli, vittorie nel Mondiale Moto3. Nella Moto3 Mondiale Junior ci sarà Elia Bartolini. Sono due ottime ragioni per seguire il campionato spagnolo in questa fantastica stagione. Un grande in bocca al lupo a te e un saluto a tutti i nostri simpatici lettori e ascoltatori. Ciao a tutti.